Buonasera, buonasera Luigi De Magistri. Buonasera. Eccoci qua, benvenuto all'interno della nostra trasmissione. Ho ricordato il suo appuntamento con Matera, voglio ricordare anche il suo legame con la Basilicata attraverso i nonni paterni o materni, adesso insomma non so bene cosa, ma vogliamo parlare di questo prodotto letterario, Fuori dal sistema, che già nel titolo dice tutto. Beh sì, qua racconto i miei oltre 30 anni di vita nelle istituzioni, magistrato, parlamentare, sindaco, e constatare che mentre ci sono persone come me, anche altri, che non tradiscono il giuramento costituzionale e perseguono interesse pubblico e bene comune, altri invece, pur stando dentro le istituzioni, costruiscono un vero e proprio sistema, una ragnatela tossica, che invece di perseguire appunto l'interesse pubblico perseguono interessi affaristici, privati, e un vero e proprio talvolta sistema criminale. Le nuove mafie operano proprio in questo modo, mimetizzandosi dentro le istituzioni ad ogni livello e quindi confondendosi e rendendosi anche meno individuabili. La sua vita è caratterizzata veramente da un grande coraggio. Dove lo ha trovato? All'interno del libro lei racconta un po' di quella che è stata la spinta genitoriale. Suo padre magistrato in qualche maniera gli ha inserito nel DNA quello che poteva essere la sicurezza, il coraggio, la fedeltà e soprattutto la lealtà nei confronti del lavoro che poi insomma lei ha voluto avviare. Ecco, la figura paterna. Ma sicuramente devo moltissimo ai miei genitori, mio padre, mia madre, devo molto alla scuola pubblica, ai compagni, al lavoro che ho fatto, ai miei maestri, ovviamente anche a me stesso, perché poi certo, il coraggio è anche un atto di volontà, quindi diventa la volontà di far prevalere ideali come quelli della giustizia, il bene comune, la verità, rispetto al sentimento per esempio della paura, che è un sentimento umano, non è che chi è coraggioso non ha paura, semplicemente chi è coraggioso, chi ha ideali forti, gestisce la paura in una maniera assolutamente tranquilla. Mio padre è stato sicuramente uno dei grandi punti di riferimento, perché mi ha fatto capire che cosa significa fare il magistrato, cioè lontano dai centri di potere, competenza, umiltà, umanità, abnegazione, passione per il lavoro, fedeltà alle istituzioni e alla Costituzione. Insomma, una magistratura, devo dire, sempre un po' più rara negli ultimi tempi. Non che non ci sia, ce ne stanno tanti di bravi magistrati, certo, però diciamo da un punto di vista morale la magistratura negli ultimi tempi lascia un po' a desiderare. Nel libro si racconta che nel 1992 lei fa il concorso in magistratura e appena fuori dall'aula, insomma, dove ha svolto il concorso, vede Falcone che arriva in macchina per prendere la moglie e andare a casa. Solo dopo poco tempo sappiamo tutti quello che è successo a Falcone. Ecco, questo come lo ha vissuto in quel momento? Perché in un giovane che sta per avviarsi ad un'attività abbastanza dura, abbastanza impegnativa, ecco, una cosa del genere avrebbe scoraggiato chiunque. Ma Giovanni Falcone è stato uno dei miei grandi riferimenti quando ero ragazzo, insieme a Paolo Borsellino ad altri, e questa l'ho vissuta un po' come una staffetta di valori, ideale e sentimentale, perché io consegno l'ultima prova dello scritto in magistratura il venerdì 22 maggio 1992 nelle mani di Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone, che presiedeva la commissione del concorso in magistratura. Questo accadeva a Roma e appunto, uscendo poi dal luogo in cui si faceva l'esame all'Hotel Ergife, mi siedo sul muretto per riposarmi, a pochissimi metri da me passa questa croma blindata dove dentro individuo in maniera assolutamente inconfondibile la sagoma di Giovanni Falcone. Il giorno dopo, esattamente meno di 24 ore dopo, alle 17:58 del 23 maggio del 1992, c'è la strage di Capaci. Quindi è chiaro che questo è stato
un testimone, come ricorderei la frase di Falcone quando dice: gli uomini passano e le idee camminano su altre persone. Bene, quelle idee camminano sulle gambe di tante persone. Sicuramente io ho cercato, come dire, di onorare magistrati di questo spessore che fanno onore alla nostra Repubblica. Quella mattina a Matera, nel San Domenico, lei si è definito una persona ostacolata e tradita dalle istituzioni, cioè dalle istituzioni che lei ha servito in maniera egregia, tradita più volte. Ecco, il suo percorso così difficile poi però ha trovato quello che è stato il consenso invece del popolo. I calabresi hanno lottato perché lei rimanesse in magistratura e rimanesse nella loro circoscrizione. Sì, anche i lucani mi sono stati molto vicino, i calabresi, poi dopo anche nell'esperienza di sindaco, i napoletani. Io non sono stato fatto fuori dall'andrangheta con la coppola e con la lupara. Cioè, appartengo a quel periodo subito dopo le stragi in cui le mafie, soprattutto l'andrangheta, divenuta così forte, non ha più bisogno, per fermare chi non si omologa al sistema con il tritolo, con le bombe, con le pistole, bensì con i proiettili istituzionali e con la carta bollata. Io sono stato tradito da pezzi rilevanti delle istituzioni che a parole, anche quando venivano in Calabria, esortavano i cittadini a ribellarsi contro l'andrangheta. Poi quando i cittadini hanno incominciato a fare la fila fuori l'ufficio di procura, a collaborare con la polizia giudiziaria, questi appartenenti allo Stato, ai massimi livelli, si sono messi dalla parte del crimine, quindi sono stati un tutt'uno alla fine col sistema criminale. Più tradimento di questo credo che non ci può stare, però non è stato tale da fiaccarmi, da piegarmi e da farmi perdere l'entusiasmo che un altro Stato è possibile e che nelle istituzioni ci sono comunque tante persone per bene che non vanno lasciate sole. Ma il marciume va denunciato e non bisogna essere indifferenti, conniventi e complici. Fuori dal sistema, il suo libro Edizioni PM, in cui c'è il racconto della vita di De Magistri. Ne continueremo a parlare fra qualche minuto, devo dare la linea alla regia, e continueremo a parlare della sua esperienza invece di sindaco di Napoli. A tra poco. La città che voglio, Rosalba Stasolla, Radiosa Music, ogni mercoledì insieme a voi. La città che voglio, che oggi vi presenta questo libro, il Fuori dal sistema, Luigi De Magistri, che è in collegamento con noi, lo ritroviamo e continuiamo a parlare con lui di quello che è il racconto che poi il libro vi fa. Lo trovate in tutte le edicole. Abbiamo parlato nella prima parte di quella che è stata la sua attività all'interno della magistratura, i suoi ostacoli, tutto quello che ha incontrato, anche se è con una brevissima sintesi, purtroppo i tempi radiofonici sono veramente molto veloci, e adesso parliamo di quella che è stata l'esperienza amministrativa. De Magistri definisce Napoli una scelta d'amore, ma anche una scelta folle, quella di candidarsi a sindaco di Napoli. Perché una scelta folle? Ma perché all'epoca, quando decisi di candidarmi, Napoli aveva i rifiuti al primo piano, una città distrutta dalla mala politica, emergenza rifiuti, c'era molta depressione, io non avevo partiti, quindi c'erano blocchi fortissimi, i partiti tradizionali di centrosinistra e centrodestra. Mettiamo in piedi una lista civica con il popolo, vinciamo contro ogni previsione. Rivinco successivamente nel 2016, sono stato il sindaco più longevo della storia di Napoli. Quindi due legislature? Due sindacature. Abbiamo trasformato Napoli dalla città dei rifiuti quando l'ho ereditata, una città che ormai da molti anni è prima in Italia per crescita culturale e turistica. E questo l'abbiamo fatto fuori dal sistema, senza i grandi partiti, tanti ostacoli, ma con la straordinaria partecipazione del popolo napoletano. Come lei dice, ecco, ci spieghi come si amministra controcorrente. Ma bisogna avere dei valori, la competenza, l'esperienza, la professionalità, la libertà, l'onestà, l'autonomia, l'indipendenza, il coraggio, la passione, il sacrificio, insomma, fare una buona squadra.
Abbiamo fatto delle cose incredibili, l'unica città d'Italia per esempio che ha rispettato il referendum sull'acqua pubblica, abbiamo realizzato un'azienda che fa utili nel senso investe nell'acqua e non fa profitti privati, sono l'unico grande sindaco delle grandi città che ha stabilizzato tutti i precari del comune di Napoli, abbiamo fatto tantissimi eventi sportivi, le politiche sui giovani e sui beni comuni, non c'è stato uno scandalo di camorra e corruzione, questo senza soldi, avendo contro i grandi partiti, i grandi giornali, anche i governi, devo dire, che rispondono poi ai partiti, alle logiche del sistema, non ci hanno sostenuto, e questa è la dimostrazione che quando si mette insieme una connessione forte tra il popolo e chi l'amministra, nulla è impossibile e si possono ottenere risultati straordinari. Vediamo Napoli dove è arrivata. Quindi lei dice quando si vuole si può. L'amministrazione come una visione e oggi Napoli lei come la vede, come la giudica? Io sono stata l'altro giorno a Napoli per vedere la mostra di Degas e diciamo è una città molto vivace, ma è ancora una città con tanti problemi. Ma guardi, io sono molto critico col nuovo sindaco, che sta da un anno e mezzo, sta facendo perdere molto del lavoro che abbiamo fatto. Quindi da una parte c'è una Napoli che ha trovato la sua strada in questi 10 anni, cammina, turismo, cultura, orgoglio ritrovato. Però Napoli è una città che deve essere governata. E in questo momento c'è un'amministrazione, ma soprattutto un sindaco che non ha visione, non ha concretezza amministrativa, nonostante ha avuto tanti soldi dal governo Draghi, quindi quei soldi potevano migliorare e potrebbero ancora migliorare servizi e qualità della vita, invece lui non è napoletano, vive fuori Napoli, sta poco in ufficio, non cammina per la città e quindi si avverte appunto un senso un po' di città fuori controllo ed è un peccato perché è stato fatto un lavoro enorme in questi anni e con questa amministrazione rischia di disperdersi. Lei vive la politica con gli stessi ideali con cui ha vissuto i suoi anni in magistratura. Si sono svolte da poco le amministrative, i ballottaggi, nuovi sindaci per nuove città, ma c'è sempre un elettorato meno presente a ogni chiamata alle urne. Ascoltavo insomma un suo intervento tramite Facebook in cui accusava quasi l'indifferenza dell'elettore che non va a votare. No, io non ho detto questo. Io vedo crescere la disaffezione nei confronti della politica e la colpa più che dell'elettore è della politica, perché quando l'offerta è buona la gente va a votare. Io l'ho visto per esempio nell'esperienza napoletana, ma anche in Calabria e anche insomma faccio politica non da molto, quando c'è una proposta, può valere per me come per altri, pur in un momento di disaffezione la gente partecipa. Quindi per quanto riguarda le amministrative non è tanto il ruolo dei partiti, la destra, la sinistra, credo che sia importante scegliere persone che sono ritenute affidabili e credibili dalla comunità. Altro discorso sono le politiche, dove invece purtroppo si registra un crollo di fiducia nei confronti della politica e questo significa che la democrazia sta profondamente soffrendo nel nostro paese. Non c'è da essere molto ottimisti nel tempo breve, perché mi sembra che al di là dei colori politici il livello della classe dirigente politica nazionale del nostro paese è molto basso, anche da un punto di vista proprio tecnico, di adeguatezza ad affrontare i problemi. I suoi anni del liceo sicuramente le hanno dato anche la capacità di scrivere in maniera molto leggibile, nel senso che Fuori dal sistema è un libro che veramente si scorre con grande velocità e con grande, come dire, affezione, perché è raccontato veramente molto bene. Ma oggi De Magistri, oltre a scrivere libri, che cosa fa? Ma io faccio tante cose, perché dopo tanti anni di prima linea, dove non avevo nemmeno il tempo un altro po' per andarmi a mangiare una pizza con gli amici, quindi 15 anni di magistratura, 2 anni di parlamentare, 11 anni di sindaco, adesso mi sto occupando nuovamente di questioni di diritto a cui sono molto legato, soprattutto lotta alla mafia e alla corruzione, sto facendo importanti collaborazioni col mondo della ricerca, della conoscenza, della comunicazione, faccio politica, ovviamente continuo a farla, molto cultura.
ho anche scritto questo Natale due produzioni teatrali che dovrebbero esordire quest'estate, sempre sui temi della corruzione, della democrazia dal basso, delle mafie, ma anche della Costituzione, di come si può applicare la Costituzione dal basso. Insomma, ho ripreso finalmente un po' di respiro in un campo mentale largo, ma sempre con gli obiettivi istituzionali, politici e giuridici, che sono quelli che fanno parte ormai da tanti tanti anni della mia vita. Io poi sono entrato giovanissimo in magistratura a 25 anni, quindi ho già fatto davvero tante esperienze e altre cose vorrò fare. Bene, felice, ma veramente molto felice di averla avuta all'interno della nostra trasmissione, felice di averla conosciuta, felice di aver letto questo libro che consiglio a tutti quanti, ma come dire, la lascio con un invito: quando viene a Matera si faccia sentire da Radiosa Music, noi la ospitiamo qui all'interno della del nostro studio per raccontare ancora Luigi De Magistri. Grazie dell'ospitalità, buonasera.